Un'adesione quasi totale dei lavoratori del trasporto pubblico che oggi 16 dicembre hanno incrociato le braccia per 8 ore paralizzando i servizi di autobus, treni, funicolari. A Napoli rispettate le fasce di garanzia, ma nelle ore calde della giornata, quelle tra le 10 e le 15, stazioni deserte e treni fermi in banchina. Tra le motivazioni dello sciopero il miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale, potenziamento dei servizi e della qualità dell'offerta, stabilizzazione del personale interinale. Ecco come l'utenza ha accettato le ore di sciopero. È giusto scioperare perché ci stanno, vogliono togliere a questi ragazzi che stanno lavorando una somma pazzesca che non può essere accettata. È assurdo, è meglio portarlo in una data più tranquilla, ma non sotto questi santi giorni. Signora, lei lo sapeva che oggi c'era lo sciopero? No, no, non c'era, non lo sapevo. In questi giorni di festa è un po' un controsenso scioperare. Sì, è peccato però, se uno da fare un servizio come fa? Lei adesso come farà? Mi arrangio, me ne vado a casa. La situazione è quella che è, se uno c'è qualche problema è meglio che si faccia sentire, per questo vale comunque. A Roma, Piazza del Popolo, in migliaia i lavoratori provenienti da Napoli e dalla Campania. Tra loro il segretario generale della CGIL Napoli e Campania, Nicola Ricci. Per dire no a queste misure che non ci soddisfano, che non ci vedono entusiasti, e per dire al governo Draghi che non va bene essere chiamati per in qualche modo subire delle scelte e non condividere, non compartecipare. Rappresentiamo milioni e milioni di lavoratrici e lavoratori in questo paese e credo che le nostre proposte, insieme a quelle della UIL, insieme al mondo sindacale, vadano ascoltate e vadano messe davvero a regime in questo paese.